Non ce l'ha fatta l'Agragas a vincere ieri nell'incontro disputato a Siracusa contro il Matera. È finita infatti con un pareggio, una rete per parti. L'Agragas in testa fino a 10 minuti dalla fine, grazie poi a un generoso calcio di rigore concesso dagli ospiti dall'arbitro Zuffelli di Udine, è arrivato al pareggio. E a tal riguardo interviene il presidente dell'Agragas Silvio Alessi, che da un lato elogia la squadra per l'ottima prestazione avvenuta e dall'altro condanna in maniera decisa l'arbitraggio. La bellissima partita dell'Agragas è stata rovinata da una condotta di gara a dir poco discutibile, afferma Alessi. Alcune decisioni dell'arbitro ci hanno fortemente penalizzato. I due rigori erano inesistenti e il secondo addirittura ha permesso al Matera di pareggiare. Non è la prima volta, dice Alessi, che ci vengono fischiati contro rigori molto dubbi, per non parlare poi delle lunghe assurde squalifiche inflitte ai nostri giocatori. Adesso basta, dice il presidente, l'Agragas merita il rispetto. Si fanno tantissimi sacrifici, soprattutto economici, per tirare avanti la società e poi in campo ti trovi arbitri che vogliono fare i protagonisti danneggiandoci. Non si può andare avanti così. Mi farò sentire dai vertici federali. Siamo una squadra giovane, ma non per questo contiamo meno, pretendiamo il massimo rispetto, sostiene Alessi. Noi non vogliamo aiuti, ma vogliamo essere trattati come il regolamento comanda. Sentiamo ora l'allenatore dell'Agragas al termine della partita. Mister, oggi vigilia di Natale, era l'ultima gara. Credo che il Matera abbia usufruito di due bellissimi regali. L'Agragas non riesce a usufruire delle stesse gentilezze da parte della terna arbitrale. Che ne pensa? Penso che io non ho mai parlato degli arbitri, non ne voglio parlare adesso, l'avete visto tutti, ma non mi interessa a me. Noi facciamo il nostro lavoro, cerchiamo di farlo il meglio possibile. A volte capita che magari l'allenatore non è in forma, il giocatore non è in forma, può darsi che non era in forma lui, però queste sono cose che capitano in una partita di calcio. L'unica cosa che mi sento di dire è che io esigo rispetto per i miei ragazzi, anche se siamo ultimi in classifica, siamo giovani, esigo rispetto dalla federazione, da chi organizza gli arbitri, perché noi lavoriamo durante la settimana in maniera molto dura, facciamo dei sacrifici, siamo lontani da casa e onestamente certe cose non mi piacciono. Voglio rispetto per i miei ragazzi. Io ho preparato la partita in questa maniera qua, sapevamo che di fronte avevamo una squadra di palleggiatori, di grandi personalità, di grandi giocate, un allenatore molto esperto con questa categoria. Dovevamo fare quello che abbiamo fatto, peccato, perché se andiamo a vedere effettivamente i loro tiri in porta ne hanno fatti uno, due, forse un paio di parate fatto uno. Noi siamo mancati forse nelle ripartenze per come avevamo preparato ad attaccare la profondità. Però sono contento e spero che questi ragazzi cresce l'autostima che voglio, che questi ragazzi non devono perdere. Adesso gli ho augurato un buon Natale e di serenità a loro e alle loro famiglie, di staccare un attimino e ricominciamo il girone di ritorno con un punto.